Amici, buongiorno. Iniziamo il vlog con un mini e dico mini svuota la spesa perché con Selby siamo appena ritornati da vari giri e ci siamo fermate in primis a prendere il pane e poi dopo abbiamo visto, bar, ho visto altre cosine che non avevamo mai provato e abbiamo detto perché non sperimentare. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Abbiamo preso qui due rosette classiche. La novità assoluta insieme ai kinderini, i kinderini li avete visti nel video di mercoledì che li testavamo con la mia amica Federica, vi lascio qui il video nelle schede informative, sopra in alto a sinistra o a destra che non mi ricordo mai. Siccome è uscita anche questa novità di Philadelphia alla Milka e dato che io con Selvi siamo entrati un attimo al Carrefour, ho detto Selvi fammi vedere se ci sta e finalmente l'ho trovata. Poi siccome ho sempre visto queste tartare di... stavo dicendo un'altra cosa. Vabbè, mi sto capendo da sola stamattina, ragazzi. Comunque, riformulo la frase. Siccome ho sempre visto queste tartare di carne, però non le avevo mai prese, ho detto dai, sperimentiamo e oggi a pranzo assaggerò queste qui. Poi abbiamo preso un po' di insalata che non sta mai male. La metto in combo con le tartare e poi anche qui a casa piace. Abbiamo preso anche come prova. Oggi tutte le novità che non abbiamo mai acquistato perché generalmente noi andiamo ad altri supermercati, ma quando entri ad altri supermercati ancora che non vai mai e vedi un po' di novità, ti incuriosisci e le prendi. Poi abbiamo preso anche questi nuggets di soia, non perché noi siamo tipi di mangiare soia, tofu, per carità, niente a levare chi mangia queste cose, ma qua lo sapete, siamo casarecci. Però dai, oggi abbiamo voluto fare un po' i lussuosi per modo di dire, quindi assaggeremo anche questi qui. Poi abbiamo preso il parmigiano che c'era finito a casa e quindi Ferrari è il migliore, lo sappiamo. E dato che vicino a questo supermercato c'era vicino appunto un caseificio, il mio telefono che squilla con le notifiche, vabbè, non ci facciamo caso, ci siamo fermati a prendere qualcosa di bufala perché è un caseificio campano. E abbiamo preso il primo sale di bufala, cioè guardate, sarà sicuramente buonissimo. Di conseguenza metteremo a tavola anche questo e anche queste qui. Sempre rigottine di bufala, ben 8, che anche queste dovrebbero essere incredibili. Nel complesso, questa è la nostra, chiamiamola spesuccia, più che spesuccia abbiamo preso un po' di sfizi per assaggiare e per stuzzicare a pranzo, ma eccola qua, un mini 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 svuota la spesa a inizio vlog. Il frigorifero ha tirato fuori anche la vellutata che ho fatto ieri, tataradan, fatta da moi. Che buona la vellutata di zucca, poi lo sapete io in questo periodo. Aspetto tutto l'anno per andare praticamente avanti a zucca in tutti i modi. Durante l'autunno è un must qua a casa nostra. Compriamo i zucconi come ben sapete da tipo 20 kg e ci facciamo di tutto. Io dalle vellutate, poi facciamo il riso, la pasta, le crepes, di tutto ci facciamo con la zucca. Anche perché se non la mangi adesso, ma quando la mangi è proprio il periodo suo. E siccome ieri appunto ho mangiato con questa qui che me ne è venuta un bel po'. In realtà l'ho fatto anche apposta di modo che oggi a pranzo la rimangiavo e l'ho tirata fuori dal frigorifero, così mi ritorna un po' a temperatura ambiente, poi una scaldatina e via. E anche questa qui farà parte del mio pranzo. Che buona, guardate. Poi a me piace tantissimo quando la faccio, ci metto il pepe, la noce moscata, un po' di sale. Buona, troppo buona la zucca. Ed è qui. Prova fotografica del mega zuccone comprato qualche giorno fa e praticamente tra una cosa e un'altra è quasi finito. Quanto è buona la zucca, troppo buona. Ta-da-da! E buongiorno anche da me, sempre più disastrata nel quotidiano. Vabbè, non ci facciamo caso, eccomi! Sono apparsa anche io ufficialmente in questo nuovo vlog che state vedendo di venerdì alle 14:30. In realtà avevo in programma un altro video, però poi ho detto perché non vloggare, visto che stasera sto organizzando qui in casa una seratina veramente molto molto deliziosa in tutti i sensi e passo passo vi farò vivere un po' tutta la faccenda. Ma partiamo per gradi, mattinata quasi diciamo al termine per modo di dire, oddio mica tanto, sono le 10:30. Mi sembrava più tardi, col fatto che con Selvio ci siamo alzate più presto del solito stamattina per fare i vari giretti e commissioni sempre routine, quotidiano, poi ti svegli presto, ritorni a casa e è ancora presto. Vabbè, viviamoci la giornata per come sarà, poi passo passo vi farò vedere le varie cose che ho intenzione di organizzare per cena, anche perché devo fare qualche lievitato, cioè qualche devo fare un lievitato per stasera, poi comunque vedrete. Visto
un pranzo veramente buonissimo. La scoperta dei nuggets di soia proprio buoni. Ovviamente quelli lì di carne classici sono ancora più buoni. Ma come novità da introdurre ogni tanto, niente male, veramente sono piaciuti a tutti quanti noi. Anche le tartare, quella lì di manzo, mai assaggiato una tartare di carne e neanche di pesce, esiste anche di salmone e di tonno. Quelle lì ancora non le ho mai provate, le proverò. Questa qui di carne, novità assoluta qua a casa nostra, mai comprata. E devo dirvi come primo assaggio, anche quella buonissima, con un po' di limone. La confezione limone, un po' di sale, un po' di pepe a piacere. Spettacolare anche quella. Poi cos'altro abbiamo assaggiato? Ah, quelle cose del caseificio pure, mamma mia. Primo sale di bufala, i rigottini di bufala, che ve lo dico a fare, anche quelle eccezionali. E poi, vabbè, la mia vellutata di zucca superlativa. Non è per dire, ma era buonissima, troppo buona. Veramente un bel pranzetto un po' mix, un po' buffet, però adesso sempre il mio telefono di sfondo, più che di sfondo, di sottofondo con le notifiche. Adesso però un kinderino, fine pasto ci sta bene, quindi mi pappo un bel kinderino e poi finalmente, dato che ora mi metto al lavoro per questa sera, vi faccio scoprire che intenzioni ho e quale serata sto organizzando alla mia family appunto per cena. Così incominciamo ad entrare nel vivo perché devo partire parecchie ore prima, dato che ho lievitato, mi deve lievitare le varie fasi e devo partire tante ore prima, di modo che viene tutto quanto, speriamo, incrociamo le dita al meglio. Kinderino accalappiato e mi è toccato questo qui super happy sorridente. Positività anche nei biscottini, troppo buoni veramente, molto molto buoni. Sì, e sentire il rumore sottofondo è il computer che ha incominciato il cervello a fare... Non so, sto rumore, non so se si sente, in caso è il computer. L'inquadratura va bene, forse mi taglio un po' la testa, ma appena appena mi sa, forse. Vabbè, fa niente. Recupero il video che ho visto l'altro giorno, perché io lo sapete, sto sempre a vedere ricette, lievitati, il mondo poi dei lievitati mi piace da morire. Poi non è per dire, ma ogni anno che passa addrizzo, come si vuol dire, la tecnica per far venire al meglio quello che realizzo. E dato che sono appassionata di lievitazione e queste cosine qua, quando ho visto questa ricetta, è un ragazzo che seguo da parecchio tempo ormai, è uno youtuber di food, e sicuramente penso lo conoscete, ma ora ve lo faccio vedere. E quando ha presentato questa ricetta qualche settimana fa, anzi 6 giorni fa, ho detto no, devo creare qua a casa, unisco l'utile col dilettevole, devo creare qua a casa una serata Oktoberfest bavarese Trentino Alto Adige, un po' un mix. E quindi vi faccio vedere cosa ho in mente di realizzare per la seconda volta nella mia vita, perché la prima volta l'ho realizzata con Selvi in una videoricetta di tanti anni fa che abbiamo girato per il canale e adesso vi faccio vedere. Magari qualcuno che ci segue da allora, Bara mi segue da allora, può darsi anche se la ricorda. Invece i nuovi iscritti probabilmente no, a meno che non siete andati a vedere tutti i miei video a ritroso. E questa sarebbe la seconda volta, dato che all'epoca avevo incominciato da pochissimo a fare i primi lievitati. Non erano venuti granché, vi dico la verità. Cioè, il sapore era buono, ma la consistenza e come devono venire non c'entravano praticamente niente. Dato che non è per dire allo stesso tempo, sono diventata un po' più brava e addentrata nel settore dei lievitati. Spero questa seconda volta di riuscire a fare un buon lavoro e vi faccio vedere cosa ho intenzione di realizzare. È uno dei tanti canali che seguo di food insieme a Fatto in Casa da Benedetta e tanti altri. Davide Zambelli è bravissimo questo ragazzo ed abita, mi sa, in Trentino Alto Adige e da lì ha realizzato questa ricetta per fare i brezel, tipico pane valtellinese da Oktoberfest, da Trentino Alto Adige, insomma da quelle parti su di lì, che mamma mia io li adoro, poi spolverati col sale grosso o con una grattata di formaggio, spesso che li compro al pezzo da Lidl, lì a reparto panetteria che te lo prendi da solo, non so se vi è mai capitato di trovarli. E li prendo generalmente, se li trovo sempre da Lidl, con sopra il formaggio. Ma anche quelli lì classici col sale grosso sopra sono... Io li adoro, sono buonissimi. E quindi per la seconda volta nella mia vita cercherò di riprodurli. Spero di riuscire ancora meglio, dato che, ripeto, sono un po' più addentrata a distanza di anni nei lievitati. E seguirò la sua ricetta. Accompagnerò con lo speck... Un po' di formaggio, mamma farà le patate al forno, ci apriamo una bella birretta perché sennò quale, diciamo, serata valtellinese barra Oktoberfest sarebbe senza una bella birretta e poi accompagnato da questo pane tipico ci sta che è una meraviglia. E la serata per cui che sto per creare a casa è un po' questa qui, dedicata alle parti molto molto nordiche della Valtellina e di tutti questi posti meravigliosi di montagna.
per dirvi che appunto avevo girato con Selvi ben 3 anni fa questo video risale, neanche tutto così lontano, pensavo molto più lontano come filmato, ben 3 anni fa ci eravamo sperimentate a farli, ma vi dico la verità, sì, erano venuti bene, ma non come speravamo. E spero che appunto a distanza di ben 3 anni da questo video riuscirò a fare un buon lavoro, dato che sono ancora di più, ripeto, addentrata nel settore lievitati e tutte queste cose di panificazione e così via. Non so se qualcuno se lo ricorda, questo video è passato un po' di tempo, ma chi mi segue da allora probabilmente se lo ricorderà o probabilmente no. Vi capisco anche se non ve lo ricordate perché sì, era venuto bene, ma secondo me è un po' un epic fail. Vediamo cosa combino a sto giro. Sa che recuperare tutto quello che ho comprato, ossia mi serviva una farina che non utilizzo mai per fare lievitazione, ossia la farina di tipo 1, che era la prima volta che la compravo. Generalmente utilizzo 0 o 00 di semola, manitoba, ma farina tipo 1 è la primissima volta che la compravo e l'ho presa appositamente per fare i brezel, perché sto vedendo qui tutta la descrizione della videoricetta di Davide Zambelli per fare i brezel, che serve la farina di tipo 1. Poi ho procurato anche il bicarbonato, vi sembrerà strano, ma per dare quel colorino tipico dei brezel, un po' doratino, non lo dà il calore del forno, ma bensì una procedura che si fa in acqua calda con tot secondi da un lato, tot secondi da un altro, bicarbonato e acqua bollente. Poi il forno ovviamente li fa cuocere, ma la reazione chimica, che poi si leva perché comunque col calore, il calore bicarbonato, tutte queste reazioni chimiche si levano, per cui non è dannoso per la salute. Certo, non direi di farlo tutti i giorni, ma ogni tanto non è assolutamente pericoloso per la salute. Va a creare questa reazione chimica che dà quel tipico colorino da brezel, mezzo doratino, che si dice, ma forse lo darà il forno. In realtà ho scoperto, anche no, con questa reazione del bicarbonato, addirittura lui utilizza qua la soda caustica, che sarebbe quella lì per sturare i lavandini, però ho detto, non m'azzardo, è vero che anche quella lì ha spiegato che non è dannosa perché in cottura poi dopo si leva quel senso di acidità, eccetera, ma sinceramente preferisco optare per l'opzione che ha detto due del bicarbonato, usare la soda caustica, boh, non lo so. Non sperimenterei, vi dico la verità. Primo lievitato con la farina di tipo 1, che emozione, che poi sono riuscita a trovare al supermercato anche una farina della mia regione, farina del Lazio. Rimane tutto quanto internos, tutto romanaccio laziale. Ok, ho procurato la farina, prendo tutti gli altri ingredienti e iniziano i lavori. Ecco qui il mio impasto che sta a nanna. Adesso deve raddoppiare di volume. Ok, adesso ve lo rimetto a fuoco e vedremo poi il risultato finale. Apro e chiudo molto veloce la parentesi, ma vogliamo parlare di questi giorni, perlomeno qua a Roma, poi non lo so, nelle vostre città, sono ritornate le ondate di caldo, cioè parliamo di 30-32 gradi qua a Roma, eh. Che palle! Io aspetto tutto l'anno che viene l'autunno e l'inverno e mi ritrovo ancora fiondata in estate. Cioè, veramente assurdo. Che pizza! Uffa! Che aspetto che la lievitazione continua. Ormai sono passate. Vabbè, per voi tra una clip e un'altra passa poco. Ma in realtà, sbalzo temporale di quasi 2 ore da quando ho messo a lievitare l'impasto per i brezel. Quindi, tra poco andiamo di là e vediamo quanto è cresciuto. Vi dico la verità: ho già dato una sbirciatina. E dai, che era piccolo così, già è diventato bello grosso, paciocco, ciccione. Che va benissimo, eh. I lievitati se non crescono è tutto un cavolo, e molto molto bene, vi dico la verità. E nel mentre stavo facendo un paio di cose al computer, ossia vedere qualche canale, mi stavo recuperando alcuni video di alcuni canali che seguo, e in più mi stavo facendo venire qualche idea per qualche altro video prossimamente che vedrete, e un po' di cose qua e là. Un po' svagando questa ultima mezz'ora che mi è rimasta di far finire la lievitazione.
Sì, gli faccio fare un'altra mezz'oretta e poi andiamo sul campo da lavoro perché c'è ancora da fare. Io spero che questo vlog vi starà piacendo, che vi sto portando in questa preparazione di una cena un po' particolare. Non lo so se vi può piacere un vlog così. Mi auguro vivamente di sì, perché so che vi piace sempre quando vi giro i vlog, che siano casalinghi, che usciamo, che facciamo commissioni, che preparo, organizzo, faccio. E mi auguro vivamente che non vi state annoiando in vostra compagnia. Io no. Spero che voi nella mia altrettanto. Me lo auguro, ovviamente. Per dire, ma sta quasi strabordando. Devo dire che la lievitazione è strariuscita. Leviamo la pellicola e procedo con gli altri passaggi. Cioè, guardate che meraviglia! No, vabbè, veramente pazzesco. Siamo quasi alle battute finali e voilà, hanno ben che lievitato, fa tutte quante le procedure e tra poco il bagnetto di 15 secondi l'uno con acqua bollente e bicarbonato. Tante ore di lavoro su quei brezel al formaggio sono venuti stavolta veramente al bacio. La ricetta di Davide Zambelli confermata. Poi vabbè, c'è anche del mio, perché sì, puoi seguire una ricetta, ma se non ti viene, non ti viene. Queste mani, anche stavolta per panificare e fare lievitati, hanno funzionato bene. Sono molto soddisfatta, non è per vantarmi, ma quando c'è da dire che una cosa sono contenta di come mi è venuta, lo dico. E poi le immagini hanno parlato. Questo mini Oktoberfest a casa, stupendo, tra un pochino di birra, würstel tedeschi, poi mamma ha fatto le patate al forno, lo speck, i miei brezel al formaggio, sembrava quasi di stare in Germania, dai. In Germania, però a Roma. Tutto molto molto buono. Non so se poi dopo nel video ha reso, penso di sì. Non vi lascio immaginare il profumino per casa in tutto e per tutto. E abbiamo passato una bella seratina in famiglia e un po' diversa dal solito. Mamma mia, quante ore di lavorazione, vi giuro, dall'una, poi vabbè, voi avete visto una clip attaccata ad un'altra, ma in realtà io era dall'una che ci stavo lavorando sopra, adesso sono quasi le 8 e qualcosa e un sacco di ore, proprio tante, ma ne è valsa la pena. Un bel risultato nel complesso. Bello, mi piace sempre sperimentare anche ricette extra italiane. E aggiungerò nel mio curriculum culinario che ho imparato a fare i brezel. Aggiungo anche questa cosa della Germania nelle mie pietanze, che so fare international. E dire Azzurra International, yeah! Ok, sempre il mio telefono di sottofondo con le notifiche, eccetera. Mamma mia, allora a questo punto mi pigiamerei, vado a fare le tisane perché abbiamo ricominciato il tran tram solito delle tisane e penso finocchio per tutti. Poi mi faccio la mia skincare serale e poi, dato che sto vloggando che è giovedì, stasera c'è il Grande Fratello e mi piazzo, come si suol dire qua a Roma, te piazzi a letto, nel senso ti metti sotto le lenzuola e ti gusti il programma che più ti piace. Io vi mando un bacione, spero che questo vlog un po' così vi sarà piaciuto, me lo auguro. Un abbraccio fortissimissimissimo e ci vediamo lunedì 14:30 con un nuovo video, perché sto video state vedendo di venerdì. Buon weekend, a lunedì. Ciao!